oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Finaz e Nuto della banda Bardot intonano Manifesto, una delle canzoni più note del gruppo fiorentino. Un omaggio a Enriquez, leader della band, scomparso nel febbraio 2021. E un omaggio al cantautore sarà anche il titolo dell'estate fiorentina 2022, Tre Passi Avanti, programma di eventi che sarà anticipato il 27 maggio all'Anfiteatro delle Cascine da una serata proprio in ricordo di Enrico Greppi. Insieme alla sua banda Bardot lo ricorderanno tantissimi artisti, tra cui Cisco, Giobbe Covatta, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco, Max Gazzei, Negrita e Piero Pelù. Sarà un'estate fiorentina dal record, quella di quest'anno, a partire dal budget di 1,7 milioni, 700 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Sono fondi comunali, europei tramite PON Metro e di sponsor privati. Credo che sia uno scatto in avanti formidabile, una risposta potente alla crisi che purtroppo ha vissuto il mondo della cultura e anche la società civile in questi due anni, una vera e propria ripartenza nel segno della cultura, del tempo libero, dell'arte, della creatività. Gli eventi si svolgeranno dal 1 giugno al 30 settembre, sono oltre 137 le associazioni e i soggetti coinvolti per i quasi 100 eventi, appuntamenti diffusi in tutti i quartieri. Tra gli eventi tematici del festival, oltre al progetto legato a Enriquez, ci sarà una rassegna dedicata agli anni Ottanta e alla creatività di quel periodo e il progetto Letteratura 1922-2022 per celebrare il centenario dalla nascita di sei grandi del Novecento italiano: Luigi Meneghello, Beppe Fenoglio, Pierpaolo Pasolini, Raffaele La Capria, Giorgio Manganelli e Luciano Bianciardi. Libri protagonisti anche di un festival come La Città dei Lettori o della nuova iniziativa Le Piazze dei Libri, che coinvolgerà alle librerie indipendenti fiorentine in incontri ed eventi in varie parti della città dal 1 al 10 luglio. Tanta musica naturalmente di tutti i generi, da quella di Firenze Rocks agli appuntamenti con la classica di Orchestra da Camera Fiorentina e Amici della Musica. Ovviamente sapete già il programma di Firenze Rocks, sapete dell'omaggio a Enriquez, banda Bardot, ma sapete anche dei festival triennali che si ripeteranno e saranno ovviamente sempre più avvincenti. Io sono davvero soddisfatto di questo lavoro che è stato fatto, grazie anche ai fondi europei PON Metro, con i quali abbiamo potuto raggiungere questa cifra record di 1.700.000 euro. Per darvi un'idea, siamo partiti con l'estate del 2015 con 450.000 euro e due mesi di attività e arriviamo all'estate 2022 con 1.700.000 euro e tre mesi di attività. E poi ci sono i 15 grandi festival dell'estate fiorentina, con un'offerta che va dal jazz alla danza a un'insolita proposta di Firenze dall'alto. Si allarga ancora la platea degli spazi coinvolti: Giardino dell'Orticoltura, Parco dell'Anconella, Lungarno del Tempio, Ponte San Niccolò, Giardino delle Rose, Anfiteatro delle Cascine, Piazza San Marco, Fortezza d'Abbasso, Le Murate, il Giardino Niccolò Galli, Piazza Tasso, Piazza dei Tre Re e Parterre.